Adesso tocca a me, su, lasciami tirare. Ma abbiamo detto di fare 3 tiri per 1. No, tocca a me. Adesso piantatela, non sapete che domani ho un esame importante. Hai visto? Sei tu che stai facendo tutto questo chiasso. È colpa tua, non mi fai mai tirare. Tu tirerai dopo. Evviva, hai sbagliato, è andata fuori. Sei proprio una schiappa. Dammi, voglio provarci anch'io. No, non vale, questo era il mio turno. Su, non fare la stupida, faccio solo un tiro. Rimetti subito il barattolo dove stava, piccola peste! Niente affatto, ho detto che era il mio turno e basta! E io ti ho detto di rimetterlo a posto! Era il mio turno e non mi faccio imbrogliare! Adesso basta! Smettetela di litigare, avete capito? Talpa, torna subito a studiare! Va bene! E tu, Penny, non alzare la voce! Buca! Bel colpo, Penny! Il percorso della terza buca rappresenta da solo una difficoltà. Basta una piccola deviazione e la palla può cadere giù nel precipizio. È vero, il percorso è difficilissimo. Dopo aver fatto 2 birdie consecutivi alla prima e alla seconda buca, Lottie sarà molto più prudente nell'affrontare questo percorso. Non lo crede anche lei, signor Kenton? Io non ne sarei tanto sicuro. A prima vista questo percorso presenta grosse difficoltà. Non capisco cosa voglia fare, ha tirato fuori il driver. Ma è assurdo, in un percorso del genere usare il driver è sbagliato. Ok, il vento sta soffiando di traverso. Bene, il punto dove dovrò dirigere la palla è sulla destra di quei 3 cedri. Ma cosa sta facendo? Non vorrà prendere la via più breve attraverso la valle? Una cosa insensata. Vuole di nuovo esibire il suo gioco spericolato. Peccato, era riuscito a ridurre il distacco a 5 colpi. Il tiro è troppo basso, forse non ce la fa. Ah. Brava, continua così, forza, devi cadere sul dorso del cavallo. Oh, proprio nel fairway. È un colpo da campione. Grazie, grazie, bravo, grazie, bravo, grazie. Bravo. Chiedo umilmente scusa. Come un ferro, credevo che anche tu come me volessi prendere la scorciatoia attraverso la valle. Oh, scusa. Ho capito, voi due avanzate a piccoli passi. Anche tu, Rudy, usi un ferro. Ah, mi sorprendi. Credevo che volessi sfruttare la potenza del tuo tiro. Lottie parla troppo. Non cadrò nella sua trappola. No! Accidenti, ho preso il vento di traverso. Oh, la 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 la. Oh, no! Ha tirato troppo forte e alto. È stata una fortuna che la palla sia caduta nel bunker di sabbia, perché altrimenti sarebbe rotolata giù nel precipizio. Senta, signor Gervaso. A giudicare da come stanno andando le cose, vincerò la scommessa e gusterò le specialità della cucina francese. Fa ancora in tempo a ritirarsi se vuole, signor Gervaso. Ehi, ciao Rudy, come ti va? Lo sai come mi va. Ah, è vero, scusami. Ah, lei gli ha promesso in caso di vittoria di portarlo all'Hotel Majestic e di fargli fare una scorpacciata di piatti francesi. Ora capisco perché è così su di giri. Beh, secondo il mio modesto parere, lei perderà la scommessa. Io non ne sarei tanto sicuro. Se Lottie continua a giocare in modo così spericolato e avventuroso, prima o poi commetterà senz'altro qualche errore. Si sbaglia, ha appena messo a segno un colpo per niente avventuroso. Cosa? Il punto a cui Lottie ha mirato prima era pressappoco vicino a quei 3 alberi laggiù. E allora? Guardandolo in prospettiva dalla posizione del tee, Reginald e gli altri hanno tirato verso una zona apparentemente più sicura. Ma il vento è trasversale e il percorso è stretto, per cui la palla può essere facilmente deviata.
Adesso comincio a capire. È proprio per questo che la palla di Rudy è finita nel bunker. E invece la posizione in cui Lottie ha piazzato la sua palla, anche se non c'è molto spazio, è abbastanza comoda. Voglio dire che sebbene il vento soffi di traverso, se tira deciso non corre molti pericoli. Sì, capisco. Molto bene, adesso tocca a me. Dal momento che ho preso la via più breve, mi restano da superare soltanto 200 metri. Potrei puntare direttamente al green se usassi un legno, ma il fairway è molto stretto e se la palla curvasse, finirebbe senz'altro nel precipizio. Non voglio correre questo rischio, perciò cercherò di avvicinarmi al green usando un ferro. Sì, credo proprio di sì. E userò il mio ferro preferito, non mi tradirà. Cosa? Prima dice di non voler correre rischi e poi punta direttamente al green. Il mio bersaglio è l'orlo del bunker sulla sinistra. Per tenere la testa della mazza nella giusta angolazione farò riferimento a quella pigna caduta sul terreno. Bene, ora sono pronto. Forza! Vai! Evviva! Proprio dove ho mirato! Continua a rotolare. Potrebbe anche rotolare fino al green. Oh, mamma mia! Ah, un colpo fantastico! Splendida palla in bandiera! Si è fermata a 2 metri dalla bandiera! È incredibile, ha messo la palla sul green con 2 soli colpi. Beh, a quanto pare oggi Lottie è in forma davvero strepitosa. Sono davvero soddisfatto, non credevo di poter arrivare così lontano con un ferro 1. È stato grande! Già, se penso che ho fatto una partita con un simile giocatore mi si rizzano i capelli in testa. Bravo, bravissimo! Grazie, grazie! Ciao, Rudy, non solo ho riguadagnato lo svantaggio, ma inoltre con te sono in vantaggio di 2 colpi, lo sapevi? Sì, lo so. E con te, Jesse? Ormai mi hai raggiunto, abbiamo lo stesso punteggio. Sì, è vero. Dove è finito Reginald? Non riesco a vederlo. Ah, eccolo, era qui. Adesso, amico mio, ci separano soltanto 3 colpi. Non è detta ancora l'ultima parola. Oh. Ah, bene. Reginald, ancora 2 colpi. Reginald, ancora 2 colpi. Papà! Eh? Max è stato grande. Sta zitta, Lottie sta tentando un birdie. Se riesce, ridurrà lo svantaggio a un colpo solo. Cosa? È riuscito a recuperare 5 colpi in sole 5 buche? Ma è fantastico! Shh. Chiedo scusa. Eh? Mm. Peccato! Non ho dosato bene il colpo, accidenti! Di aver parlato mentre tentavi il birdie. Non preoccuparti, l'avrei sbagliato comunque. Senti, come sta andando Max? Sta andando fortissimo. Speriamo che non si innervosisca e ricominci a sbagliare. Il suo punteggio è ottimo. Ormai ha un vantaggio di ben 5 colpi alla 16ª buca. Cosa? Ma allora quel matto è riuscito a realizzare un punteggio migliore del mio. Max ha riacquistato la fiducia in se stesso. È rimasto in testa fin dalla 4ª buca. Non è splendido? Se è come dici, dovrò fare appello a tutte le mie energie e impegnarmi a fondo. Certo, e dovrò anche concentrarmi di più. Però quel Max... Se la mando in buca e faccio birdie, finalmente sarò pari con Reginald. Coraggio, va dentro!
E con questo manca soltanto un colpo. Contento? Vediamo un po', potrei piazzarmi sul green col secondo colpo e quindi tentare di nuovo il birdie. È pericoloso perché potrei finire nel bunker. E quel bunker di sabbia è proprio una brutta gatta da pelare. Allora? Sì, hai ragione, scusami. Riuscendo a ridurre il mio svantaggio, ho messo Reginald parecchio sotto pressione. Cercherà di avvicinarsi il più possibile alla buca. Sono curioso di vedere la traiettoria della sua palla. Reginald, l'hai mandata nel bunker! Accidenti, era troppo corta. La palla di Reginald è finita nel bunker. Se io invece riesco a mandare la mia sul green, è la volta buona che lo supero. Non mi raggiungerai così facilmente. Maledizione, era troppo corta, eppure ho colpito con un ferro 7. Cosa? Con un ferro numero 7? Se l'ha mandata nel bunker con un ferro 7, bisogna proprio che ci ripensi. Io stavo per tirare con lo stesso ferro, però anche se tiro molto meglio di lui questa volta, credo proprio che mi giocherò questo colpo con un ferro 8. Ascoltare a volte è utile. Bene. Vai! Dove va? Oh, anche la mia è andata nel bunker. Hai sbagliato i tuoi calcoli. Questa volta Reginald ha tirato con un ferro 5. Che cosa? Ma se lui stesso ha detto di aver tirato con un ferro 7. Ah, brutto imbroglione. Si è reso conto di aver sbagliato e ha voluto far sbagliare anche me. Fermati. È solo colpa tua se sei caduto in trappola. Sì, ma non è giusto. D'ora in poi, mio caro, farai meglio a fidarti soltanto dei tuoi occhi. Mamma mia, com'è profondo! Dove sarà finita la palla? Vediamo un po', eh. Ah, eccola, l'ho trovata! La mia è questa. È un bel guaio, non avevo mai visto un bunker così profondo. Chissà se riuscirò ad uscire di qui con un solo colpo. Scusami, Lotti, adesso tocca a me. Ehi! Aspetta un momento, cosa stai facendo? Non vedi che quella è la mia palla? Come pensavo, è impossibile avvicinarsi alla buca con un colpo solo. Che vuoi dire con questo? Ti avevo già detto che questa era la mia palla. Oh, davvero? Beh, mi dispiace tanto, sai, non me ne ero accorto. È scorretto, Reginald. Ho detto che mi sono sbagliato. E invece a me non è sembrato affatto uno sbaglio. Metti forse in dubbio la mia parola. Nel gioco del golf nessuno può essere penalizzato se colpisce per sbaglio la palla di un altro. Mi dispiace. Sta tranquillo, questa volta colpirò la mia palla. Ti dispiace farti un po' più in là? È pericoloso tentare un avvicinamento da questa posizione. No, credo che invece farei meglio a raggiungere prima il bordo del green. Tu che ne dici? Sapeva bene che era la mia palla, ma l'ha usata per fare una prova. Bene, ottima uscita, bravo! Scusami tanto, amico. Quella mossa di colpire la mia palla per sbaglio è stata senza dubbio premeditata. Questa volta mi ha fatto arrabbiare sul serio. D'accordo, aspetta e vedrai. Ehi, sembra proprio che voglia attaccare direttamente la buca. Si sta gettando allo sbaraglio. Vuol tentare un'impresa impossibile. Se non ci riesce, perderà tutto ciò che è riuscito a recuperare. Vedrai, caro Reginald. Farò volare la mia palla direttamente sul green. Sono pronto. Fate silenzio e state attenti. Ok, vola verso la bandiera! Che colpo! Bravo! Evviva! Sono riuscito a tirarla fuori! Reginald ha piazzato la sua palla sul bordo del green. Questo vuol dire che il suo putt diventa molto lungo e difficile. Non ho bisogno della bandiera, perciò toglila. Va bene?
Ha ordinato di togliere la bandiera. Forse vuol tentare la buca al primo colpo. Questa volta Reginald sta cercando di concentrarsi al massimo. È naturale, dal momento che Lottie lo ha quasi raggiunto nel punteggio. Era sotto di 7 colpi e ora di 1. Non gli permetterò assolutamente di raggiungermi. La distanza è piuttosto breve, è vero, ma la sua palla non è ancora sul green. Devo mandare la mia in buca con un colpo solo, a tutti i costi. Ce la sta mettendo tutta. Direi che sta giocando con ferocia determinazione. Avanti, vai, vai! Ha colpito con molta decisione. La traiettoria è giusta. Oh. Avanti, vai dentro! Accidenti! Bravo, ottimo par! È sorprendente! È andato in buca con un putting così lungo! Grazie. Bravissimo. Caro Lottie, adesso tocca a te. Sì. Reginald è riuscito ad infilare la buca con un solo par. Neppure questa volta riesco a raggiungerlo. Dovrò ancora aspettare la prossima buca. Un momento. Se per caso io sbaglio, tornerò in svantaggio di 2 colpi. Sarà meglio che anch'io mi concentri al massimo. Lottie sembra molto teso, signor Kenton. È naturale che sia teso, dal momento che Reginald è riuscito ad andare in buca con un solo putt. Questa volta non ce la farà. No, non così. Sono troppo teso e le mie braccia diventano rigide. E poi non ho neanche esaminato il terreno. Devo essere impazzito. Guardando da qui mi sono accorto che il green pende leggermente sulla sinistra. Devo stare molto attento. Stavo per tirare in linea retta, una cosa imperdonabile. La palla invece cadendo sul green si dirigerà sulla destra e di rimbalzo andrà a finire direttamente in buca. Bene, ho deciso che tattica seguire. Allora, dobbiamo aspettare ancora molto, muoviti. D'accordo, sono pronto. Mi affido a te, ferro di precisione. Voglio la buca con un solo colpo. Oh, forse era troppo forte. Oh, non ci credo, ce l'ho fatta. Bravo. Chissà se Lottie sta vincendo. Ma certo, sarà già al comando della gara. Mi piacerebbe vederlo giocare. Dovrebbe essere in televisione, perché non lo trasmettono in TV? Perché Lottie è soltanto uno studente alle prime armi, ecco perché. E perché non possono trasmettere uno studente alle prime armi? Semplicemente perché è troppo piccolo. E perché non possono trasmettere i piccoli? Perché... Avanti, voglio sapere il perché. Ma perché vuoi sapere il perché? Perché sì. Perché i piccoli non sono ancora famosi, Penny. Ah, ora capisco. Spero che Lottie diventi presto tanto famoso. Allora sì che lo vedremo in televisione, anche se non sarà così presto. Scommetto che diventerà un grande professionista. Non so che vuol dire, ma scommetto anch'io. Anch'io. Adesso basta con tutte queste sciocchezze. Non state combinando niente. Sì, mamma. Sì, mamma. Ah, Lottie. Mi è andata bene. Adesso sono ancora sotto di un colpo. D'accordo. Però sono sicuro di riuscire a pareggiare il numero dei colpi alla nona buca. Questo è ancora da vedere. Cosa? L'address, l'avvio. Vuol dire prendere posizione e piazzare la testa della mazza dietro la palla. Secondo la regola del golf, si dice che un giocatore sta facendo l'address quando, presa la posizione, poggia la testa della mazza sul terreno. Ci sono però delle eccezioni a questa regola, quando la palla si trova in un bunker o in altro ostacolo. In tal caso la sola posizione è considerata un address. In questi casi il giocatore non può toccare il terreno con la mazza prima di colpire la palla, perché la sola posizione è già address. Anche un piccolo movimento della palla verrà considerato come un colpo già effettuato. Soltanto nel caso di un colpo da tirare dal tee di partenza, un movimento qualsiasi non è considerato un colpo, perché la palla non è ancora in gioco. Ciao ciao ragazzi!